Cari concittadini, siamo in Terra Felix, 55.000 metri quadri di verde al confine con Napoli, dove l'amministrazione ha scelto di portare tanti progetti. Il primo sarà la Casa della Musica, che si trova adiacente alla scuola Rodari, dove con 1,7 milioni verrà fatta un luogo di formazione, un parcheggio da annettere anche in parte alla scuola e un grande parco. Dopo questo progetto, 7.000 metri quadri di vigneto, 2.000 metri quadri di uliveto, una zona di formazione, un centro con delle giostre, e poi alla mia sinistra il centro raccolta, un centro dove i cittadini potranno conferire il secco differenziato, quindi no all'indifferenziato, no all'umido, e se vedete sulla mia destra la distanza con la scuola è di 165 metri. Questo per rispondere anche a delle polemiche che stanno circolando da qualche giorno sui social, nei palazzi, perché c'è chi vuole informare in maniera sbagliata, perché chi ha informato ha le carte. Voi cittadini giustamente non le avete, anche perché il progetto lo avremmo pubblicizzato dopo l'approvazione, ma a pochi giorni all'approvazione posso comunicarlo, perché è giusto che voi siate veramente informati e non informati faziosamente. Dall'alto di Cupamare alle mie spalle vi sarà la zona degli amici a quattro zampe, e da questo lato e fino alla scuola la zona degli orti, la zona picnic, la zona parcheggio, praticamente un grandissimo parco ridato alla città.